E anche questa avventura è stata portata alla conclusione. E mi trovo all'interno di questo bagno che è stato strutturato con materiali naturali. E oltre a usare appunto calci alle pareti, abbiamo completamente sistemato la distribuzione interna del bagno. Infatti in quel lato lì c'era la lavatrice, che è stata spostata appunto per esigenze spaziali qui dietro al muro del box doccia, appunto per recuperare lo spazio. Infatti appena entro dalla porta ho subito la lavatrice comoda per poter lavorare con gli abiti. E la seconda operazione che abbiamo fatto è stata appunto di cambiare la vasca esistente con un box ad angolo con il piatto doccia e con un colore che si contestualizza con il bagno. Il muro all'esterno della stanza è stato isolato con una fibra di legno e il serramento è stato nastrato per fare la tenuta all'aria, per garantire all'interno maggior comfort e benessere. Per quanto riguarda il lavabo, abbiamo progettato un lavabo tutto in legno con un piano in corea, sfruttando la nicchia esistente. E le pareti sono state rifinite con una calce naturale con un colore molto caldo e l'aspetto è molto materico, appunto per evidenziare la luce che va a riflettere sul muro. Questo è uno dei lavori che abbiamo appena ultimato. Se vuoi vederne altri, vai sul sito nicolapreti.it e nella galleria dei progetti puoi vedere altre realizzazioni sempre fatte con materiali naturali. Ciao!